Su quasi 111.000 ex disoccupati amministrativi che si sono rivolti nel 2009 ai centri per l'impiego della provincia di Napoli, 31.800 hanno trovato lavoro, uscendo così da una condizione di disoccupazione. 17.364 quelli che hanno trovato lavoro non stabile, 62.000 quelli rimasti invece nello status di disoccupato. Il 28% che è riuscito a rientrare nel mercato del lavoro ha impiegato 60 giorni per ottenere una chance lavorativa. Sono solo alcuni dei dati emersi dal report dell'Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro, i cui risultati sono stati presentati questa mattina nella sede della provincia di Napoli. L'iniziativa è frutto di una collaborazione tra l'assessorato al lavoro di Palazzo Matteotti e l'agenzia Italia Lavoro, rappresentata per l'occasione dal responsabile della macro area sud ionica Michele Raccuglia. Sono dati, diciamo, che fotografano la realtà è che ci dice che ci sono una forte crisi nel mercato del lavoro, ma ci sono anche dei sprazzi di positività, soprattutto delle micro imprese che incominciano ad assumere e assumono con un trend positivo da circa 2 anni. Come sottolinea l'assessore provinciale al lavoro Marilu Galdieri, chi è riuscito ad inserirsi lo ha fatto ottenendo un contratto a tempo indeterminato, il terziario, il settore che ha offerto più posti di lavoro. Ciò che preoccupa particolarmente me invece è la bassa scolarizzazione. Questo è un altro punto che dovremo indagare, perché evidentemente i disoccupati in cerca di lavoro, gli inoccupati di lunga durata che hanno una qualifica superiore preferiscono rivolgersi non al servizio pubblico ma al servizio penitenziario. Impiego, il cosiddetto privato, con cui comunque abbiamo aperto un'interlocuzione e abbiamo un accordo quadro. Sull'Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro ha commentato così l'assessore al lavoro della Regione Campania, Severino Nappi. La Regione sta già intervenendo sia per quanto riguarda le politiche attive del lavoro sia per l'organizzazione del sistema del mercato del lavoro campano, perché anche quello che vediamo è il risultato di un approccio nuovo, di una filosofia nuova alle politiche del lavoro, cioè quella che cerca di analizzare i risultati, mette a sistema i numeri e cerca di capire perché ci sono, che cose, le cose da fare e quali sono.